Voilà, ragazzi, la colazione sulla... Voilà. Tutto tutto bello. Non si muzza tanto, guardate, il lambetto. Se mi lasciano proprio cicatrice. Guarda qua, parano un malato raiz. Voilà. Allora ragazzi, oggi non so che faremo, dove andremo, cosa succederà. So proprio praticamente niente, affrontiamo la giornata così com'è, così come si presenta, così come ce l'ha dato il nostro Signore. Voilà. Senza crearvi troppi problemi, voi create troppi problemi. A più tardi. Mi sto concentrando perché devo fare cacchina. Si trova a Detroit, tutti i media ormai riportano le sue condizioni, sono gravissime, 76 anni, stroncata con tanto calentando la vita alla morte, nessuno sarebbe più in vita. Tutto il mondo, soprattutto sui social, la stanno omaggiando, la stanno ricordando, twittano e postano i suoi video, guardate, lungo addio della Signora del Sol, vi faccio vedere. Per esempio Mariah Carey in un tweet di pochi minuti fa, preghiamo per la regina del sole, ricordiamo i suoi successi, respect, you make me feel like a natural woman, oppure I see it in the train. Allora, poi c'è un problema. Allora, nel modo più assoluto io non odio le formiche, specialmente se non stanno sul letto. Lo sapete da quando non le odio le formiche? Saranno 6-7 anni, prima le odiavo. Poi un giorno, ci sta anche il video comunque, andammo a Saint-Tropez, quel giorno là sono passati 6-7 anni e arrivando alla stanza, fuori al terrazzino c'era un grande formicaio, proprio nel passaggio che per entrare nella stanza, e quindi quando arrivammo sono tutte queste formiche che inizialmente dissi che schifo, poi non entravano in camera, a me facevano veramente senso, paura più che altro, e quindi la mattina, il pomeriggio andai a comprare lo spirito perché volevo, avevo capito dove era il nido, volevo mettere tutto lo spirito dentro e darle fuoco a tutte quante. E comprai lo spirito e la mattina dopo aspetto che praticamente escono queste formiche per capire bene dove era il nido, pronto io a mettere lo spirito dentro, mi fermo un attimo a fumare una sigaretta e le osservo. Vi giuro che da quel giorno là io non ho odiato più le formiche, perché la formica è il massimo esempio della collaborazione, della fratellanza, dell'essere tutti quanti uniti, dell'aiutarsi l'uno con l'altro. La formica è un insetto bellissimo, specialmente quando vedete un formicaio. Da quel giorno là mi sono reso conto che le formiche veramente possono essere da esempio per gli esseri umani. Vedevo tutto, vedevo come si davano una mano, vedevo che
quando c'erano delle formiche in difficoltà, le altre le aiutavano. Vedevo le formiche più grandi che dirigevano le formiche più piccole e le aiutavano anche. Per esempio, vedevo una che trasportavano una foglia, erano tante formiche che trasportavano, quando si stancavano altre formiche cambiavano diciamo, passavano la mano, cioè praticamente la formica è una cosa bellissima, assolutamente non va distrutto un nido come io facevo perché le odiavo, le schifavo. Però resta il fatto che in una camera non sono assolutamente simpatiche, perché diciamo che fanno un po' senso, a me non mi fanno più senso, però quando poi salgono sul letto e dormi sul letto, in questo caso non sono salite sul letto ma stanno a terra, come anche quelle delle canzoni, del canzone del mare, solo che quelle della canzone del mare salivano sul letto. È una cosa che dà molto fastidio, ma io non me la prendo con i proprietari, io non faccio questo video per smerdare anche la canzone del mare, anzi se la signora o i proprietari della canzone del mare stanno vedendo questo video, perché nell'altro magari non ho detto queste cose, i proprietari della canzone del mare stanno vedendo questo video, io non faccio i video per smerdare un hotel o per smerdare un posto, io presento l'hotel, il posto per quello che è, senza tagliare, senza, cioè io presento pregi e difetti. I difetti delle formiche, come in questo momento che noi parliamo, che le formiche assolutamente non sono un difetto della natura, anzi i difetti della natura siamo noi esseri umani, però in un hotel, in una camera, non in un hotel, in una camera di hotel ci dovrebbe essere l'assenza totale di questi meravigliosi insetti, perché nell'insieme, nell'immagine, danno veramente un po' fastidio. Questa è la verità, diciamo anche la verità. Quindi io non me la prendo con i proprietari. Io spero che questi video vanno a terminare ai proprietari, perché per arrivare appunto che ci siano le formiche, significa che il personale della polizia sa benissimo che ci stanno le formiche, lo sa, lo sa. È inutile che dicono che loro non lo sapevano, perché la formica fa delle cose abituali, d'accordo? La formica fa lo stesso tratto, va alla ricerca del cibo, ma non si sposta chissà di quanti chilometri dal nido per andare alla ricerca del cibo. Ogni gruppo di formiche ha una sua zona delimitata. Ora, se stanno nelle camere, significa che i nidi sono nelle camere e per formarsi questi nidi nelle camere ci vuole veramente molto tempo. Ma perché per crearsi tutte queste formiche ci vuole veramente molto tempo. Allora significa che quelli che fanno le pulizie lo sanno che ci stanno le formiche. Oggi come oggi ci stanno tantissimi prodotti per eliminarle. L'unico prodotto, quello più buono e più efficace per eliminarle. Che begli uccelli, non ho mai visto. Ma non ho mai visto sti uccelli. Che belli. Allora significa che ci stanno questi significa che ci stanno questi problemi. Questi problemi sono dovuti a quelle che fanno le imprese di pulizie. Perché se loro usano dei prodotti, le formiche nella camera non si vedono più. Pure te ti cade il pulizie
poco magari dedicate la mollichina di pane, quindi le formiche si avvisano tra di loro, guarda ci stai a mangiare lì, vanno tutte quante insieme, vanno a prendere il mangiare. Quindi questo fatto qua è grave perché è l'impresa di pulizia, quindi anche per quanto riguarda l'hotel Canzone del Mare, le stanze Canzone del Mare, io non voglio che loro se la prendono, non è un video per smerdare loro, assolutamente non è un video, perché sono cose che possono capitare, come possono capitare si possono anche togliere. Però significa che l'impresa o le persone che fanno la pulizia in camera non fanno bene il loro dovere. Perché se sanno che ci stanno, perché lo sanno sicuro a mille per mille che ci sono le formiche, ci sono tanti prodotti per eliminarle. Uno più efficace rappresenterebbe una scatoletta così, dove le formiche entrano, prendono il pezzettino di mangiare ognuno di loro, lo portano al formicaio, lo mangiano tutti quanti insieme nella collettività e dopo un giorno sono morte tutte le formiche del formicaio. Quindi ci stanno spray, ci stanno veramente tantissimi prodotti per toglierli, però loro non se ne fregano un cazzo, fanno la spazzata, vabbè, se fai la spazzata le formiche te ne vanno. Per chi viene in un hotel, un cliente, non è assolutamente bello, anche se non tende conto che sono delle formiche, anzi non bisognerebbe neanche ucciderle, perché sono proprio, come vi ho detto, l'esempio più palese della collettività e della fratellanza, anzi noi dovremmo prendere esempio dalle formiche. Però purtroppo in una camera di hotel non sono simpatici, quindi spero che questi video vanno a terminare in mano ai proprietari dell'hotel, come anche quello della Canzone del Mare, perché così si possono prendere per le orecchie a quelle là delle pulizie e dire: perché non me l'avete detto che io vi compravo la scatoletta per mettere la scatoletta di veleno per mettere per eliminare quelle povere formiche dalla stanza? Allora, quindi questo è semplicemente un video diretto ai proprietari degli hotel. A più tardi.